consigli Fantacalcio Fanta Europeo, giornata numero 3. Chi schierare al Fanta Europeo? Ora, abbi pazienza perché questo video l'ho registrato sabato, per cui diciamo che di almeno 4 partite abbiamo dei dubbi. Infatti su Slovacchia, Romania, Ucraina, Belgio, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, dovendosi ancora disputare le partite, i miei consigli saranno un pochino più da prendere con le molle. Ma ho registrato il video oggi perché domani non ci sarei riuscito proprio, sono in vacanza, ragazzi. Io sono Michele Taiuto al Fantacalcio. Se vuoi un consiglio per il tuo Fanta Europeo, lascia un commento qui sotto, già che ci sei, seguimi, perché ti assicuro che appena saremo verso metà luglio partiranno un sacco di video per prepararci al meglio all'asta del Fantacalcio. E già che ci sei, un bel like scaccia sfiga, non ha mai ucciso nessuno ed è gratuito. Voglio consigliarti anche un tool per l'asta, sto parlando di Fanta Algoritmo, lo trovi al link qui sotto in descrizione, ti aiuterà tantissimo a fare al meglio la tua asta del Fantacalcio. È gratuito, ma puoi sbloccare dei pacchetti premium e se utilizzerai il codice sconto FANTAGOL20 risparmierai il 20% su qualsiasi pacchetto deciderai di utilizzare. Partiamo con Scozia-Ungheria. Scozia che fin qui ha fatto solo un punticino, con l'Ungheria cercherà il bottino pieno per cercare di arrivare ad essere una delle migliori terze o addirittura agganciare la Svizzera a pari punti e poi si vedrà. Nella Scozia sicuramente i più papabili, i più interessanti sono McTominay che ha bollato ultimamente, Robertson che gioca a centrocampo, tenterei anche McGinn. Robertson che è un fuori ruolo, ragazzi. E quasi quasi si potrebbe scommettere sul portiere, su Gunn. Non credo che andrà a subire più di un gol oggi. Interessante anche Tierney. Nell'Ungheria non è tutto da buttare, però, ragazzi. Io proverei a mettere Szoboszlai, Kerkez. Tenterei anche Varga e Szalai, o come si pronuncia Szalai. In Svizzera, Germania, ovviamente dovremmo puntare di più sui giocatori tedeschi, però ti dico che la Svizzera comunque non concederà tantissimi gol, per cui non andrei totalmente in all-in con la Germania. Nella Svizzera proverei Embolo, Vargas, Ndoye, eviterei però il reparto arretrato, quindi Sommer, Akanji, Rodriguez, Skarr. Non mi fido tantissimo perché sì, ti ho detto, secondo me non subiranno tantissimi gol. Penso che la Germania però possa vincere per 2-0, forse 1-0, ma ad ogni modo questi difensori contro questo attacco centrocampo tedesco non li consiglierei tanto. Si potrebbe forse tentare anche un Widmer. Nella Germania tenterei Neuer, per me al massimo subirà un gol, ma potrebbe uscirsene con un clean sheet. Kimmich, che sta facendo un grande europeo, tenterei anche Midtjylland, Musiala, Gundogan, Wirtz, questi li metti sempre e comunque, e Havertz. Occhio anche a un Füllkrug che oggi potrebbe partire titolare, quindi potrebbe essere una buona scommessina oggi. Passiamo al nostro girone, c'è Albania-Spagna, ovviamente credo in una forte vittoria della Spagna, penso anche però che la Spagna possa fare un turnover pressoché totale. Perché obiettivamente però sarebbe un grandissimo vantaggio se ci pensi, hanno la certezza di passare il girone, tra l'altro lo passeranno come primi e questo fa sì che perché mi devo andare a stancare dei giocatori che invece potrebbero riposare per 9 giorni, 8-9 giorni, anzi fai pure una bella decina di giorni se conti anche che hanno giocato giovedì. Quindi nell'Albania, pressoché la formazione la sappiamo, io tenterei Bairami e forse Manai. Stop, evitiamo totalmente la difesa e la porta. Nell'Albania non c'è molto da mettere oggi. Invece nella Spagna, come formazione consigliata, ci danno il 4-3-3 classico che abbiamo visto anche contro di noi. Io torno a dire, ho dei dubbi. Se noi pensiamo ai titolari, ovviamente puoi andare in all-in con la Spagna, soprattutto con Williams, Yamal, Morata, che qui potrebbe andare a bollare. Interessante anche Carvajal e Ruiz. Come scommessina, però, se noi andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i pseudo titolari in un turnover, potremmo vedere Torres e io lo proverei. Se avessi Torres lo metterei titolare sicuro. Grimaldo, forse anche Zubimendi si potrebbe tentare, magari tiene giù Rodri. Occhio anche a Oyarzabal. Italia-Croazia, partita dentro fuori per entrambe, perché se la Croazia ci battesse passerebbe il turno, noi basterebbe il pareggio. Ora la nostra difesa, per me puoi schierarla praticamente in toto, Donnarumma si può mettere tranquillamente con tutti gli altri, potrebbe esserci una qualche variazione in difesa, potrebbero anche passare dal 4-2-3-1 a un 3-5-2, per cui diciamo che Di Lorenzo lo vedo peggio, nel senso che ho idea che se passassero un 3-5-2 al posto di Lorenzo ci sarebbe Cambiaso sulla destra, però queste diciamo che sono mie fantasie, cioè non c'è niente di confermato, però col 3-5-2 secondo me andremo meglio. Detto questo, i difensori possiamo metterli tutti.
Mettiamo ovviamente Chiesa, Scamacca, sti qui li devi tentare, anche se con l'intervista che ha fatto nel finale di partita Spalletti mi ha dato l'idea che potrebbe lanciare Retegui, quindi quasi quasi si può tentare. Zaccagni lo metterei assolutamente. Nella Croazia, secondo me, ci sarà la formazione tipo il solito 4-3-1-2. Tenterei Kramaric e Petkovic, più Kramaric dei due, Modric, perché è il migliore di questa squadra, ovviamente. Proverei anche Sutalo, Skomesina, Perisic, forse volendo anche Meja. Gruppo C, dove troviamo l'Inghilterra a 4 punti, poi ci sono Slovenia, Danimarca 2 e la Serbia 1. La Danimarca è proprio contro la Serbia. Cercherà assolutamente di vincere per ottenere una qualificazione quasi sicura agli ottavi. Nella Danimarca, Højlund si mette, tenterei anche sempre gli esterni Maele e Christiansen, più Maele di Christiansen. Tentiamo anche Eriksen, perché potrebbe essere quella partita che si può sbloccare anche con un calcio da fermo, non per forza un rigore. Nella Serbia Vlahovic va messo, si mette, provo anche Mitrovic, per me entrambi possono andare a fare qualcosa di buono. Mettiamo anche Tadic, proviamo anche Milinkovic-Savic, anche se non è più quello della Lazio. Inghilterra-Slovenia, nell'Inghilterra vai in all-in, c'è poco da dire, ti ritroverai molti di questi giocatori anche nella top che farò uscire. Ti dico già, Kane il gol te lo deve portare a casa, provo anche Bellingham, ovviamente Foden, ma ti ho già detto di andare in all-in. Walker secondo me è quello della difesa che può fare meglio, però anche Trippier ci può stare assolutamente. Nella Slovenia, Slovenia che secondo me farà fatica a segnare, infatti Pickford si mette ovviamente, vabbè, tutto andare in all-in. Nella Slovenia, allora io tenterei quel po' di buono che c'è, quindi Sesko, Sporar, proverei anche nel tutto Stojanovic e quasi quasi Skomesina Mlakar, è proprio una scommessa, eh. Occhio che probabilmente Lovren ci salterà sta partita. Gruppo D, noi troviamo Francia e Olanda pari a 4 punti, poi c'è l'Austria 3, la Polonia 0. Francia-Polonia, Francia che ha pareggiato con l'Olanda anche con polemiche, Francia che deve andarci in all-in tranquillamente, così come anche con l'Olanda, probabilmente non dico proprio totalmente in all-in con l'Olanda. Comunque, nella Francia, Maignan mettiamolo, secondo me è il miglior portiere da schierare oggi. Thuram oggi dovrebbe rientrare Mbappé, quindi proviamolo. Vedo però bene anche un possibile gol dal centrocampo, tipo un Rabiot, un Kanté. Mettiamo assolutamente Theo e Koundé, ragazzi. Comunque, ti ho detto, vai in all-in con la Francia. Nella Polonia c'è pochissimo da mettere, sinceramente. A me l'unico che fa voglia è Urbanski, col fatto che tra i vari infortuni giocherà molto avanzato, come scommessa si può tentare. Dovrebbe esserci anche Lewandowski, quindi proviamo a mettere anche lui, però è tosta tosta. Olanda-Austria, nell'Olanda ti ho detto puoi cercare di andare in all-in, è ok, però l'Austria non è così facile da andarci a fare dei gran gol. Quindi Olanda, all-in sì, però soprattutto Gakpo, Simons, Dumfries, Ake e quasi quasi Werman, quasi una scommessa. Nell'Austria io provo Arnautovic, che ha fatto bene nell'ultima partita, Baumgartner, Sabitzer, e come scommessa Mouené nella difesa, ma è una scommessa, perché comunque sia, diciamo che dal suo lato dovrebbe scendere Theo Hernandez, quindi non è un cliente facile. Gruppo E che si deve completare oggi, in questo momento abbiamo la Romania 3 punti prima, che ha fatto solo una partita, l'Ucraina con 2 partite, 3 punti, come la Slovacchia, e poi c'è il Belgio a 0. Però stasera c'è Belgio-Romania, quindi questa classifica secondo me cambierà, anche se la Romania sta andando veramente bene. Ovviamente per il girone E e l'F diciamo che qualche dubbio ce l'ho di formazione, ovviamente, magari stasera si infortuna qualcuno del Belgio, sperando di no, e quindi Ucraina-Belgio ti do delle formazioni un po' più così. Slovacchia-Romania, nella Romania proverei di nuovo con il solito Marin dell'Empoli, occhio che ce ne sono due, devi prendere quello con la R, e ok, proverei con Dragusin, assolutamente con Coman e Dragus davanti. Nella Slovacchia che ha perso 2-1 con l'Ucraina, io proverei a rilanciare Anko, che comunque stava andando bene, Duda, Araslin, tentiamo Suslov che potrebbe avere più minutaggio. Ucraina-Belgio, il Belgio dovrebbe andare a vincere, Lukaku assolutamente è da top, però andrei praticamente in all-in col Belgio, quindi ti dico anche Castagne su tutti, Tielemans e anche Doku. Nell'Ucraina ritentiamo Dovbyk, sperando che vada a bollare, Shaparenko che ha segnato ultimamente, mettiamo anche Yarmolenko, proverei anche Zinchenko dalla difesa, sperando in un assist. Gruppo F, qui si è giocata solo una giornata, si giocherà tutta oggi.
Abbiamo la Turchia e il Portogallo a 3 punti, Repubblica Ceca Georgia a 0. In Georgia, Portogallo, nel Portogallo devi andare in all-in, così come nella Georgia evita totalmente la difesa. Io proverei giusto Kvaratskhelia sperando che ci vada a fare un gol, magari Tsakhvetadze, Kokoschvili, poi penso di fermarmi lì. Se vuoi mettere un difensore, Kakabadze, perché ti gioca a centrocampo, ma ci fermiamo lì. Nel Portogallo invece, su tutti, ovviamente Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, ma tenterei anche Vitinha oggi. Comunque ti ho detto vai in all-in. Repubblica Ceca, Turchia. Nella Repubblica Ceca, Jurasek lo proviamo. Proviamo anche Souček, Barak, quasi quasi Krejci, che è un nome esotico, Kučka. Kučta, come si pronuncia. Nella Turchia, Muldur su tutti. Secondo me è quello che può darci più bonus, almeno per quanto riguarda la difesa, quasi tentato di metterlo in top. Poi ti dico Guler, Yilmaz, Yildiz, Calhanoglu. Questi erano i miei consigli per la terza giornata al Fanta europeo. Se vuoi puoi ancora entrare nella mia lega pubblica su Fanta Eleven, c'è il link in bio. Cerca la lega Fanta Gol Germania 2024. È gratis, ti danno 60 punti per ogni giornata che hai saltato. Se ti è piaciuto questo video fammelo sapere con un like. Ciao e buon Fanta a tutti. Mi raccomando, se vuoi un consiglio da me scrivi qualcosa qua sotto. Qui ti si apriranno altri video che potrebbero interessarti.